Allora, la terapia multisistemica in acqua, metodo Capo di Ippolito, nasce da un lavoro appunto che ho voluto fare insieme al dottor Caputo, siamo due psicologi, psicoterapeuti, e abbiamo sperimentato questa attività in acqua, vedendo appunto che c'erano dei miglioramenti. Infatti abbiamo avuto la possibilità di poter, diciamo, applicare quello che studiavamo da psicologo, già quindi le metodologie, diciamo, comportamentali, cognitivo-comportamentali, le teorie già riconosciute, abbiamo potuto sperimentarle in acqua, vedendo poi e osservando che c'erano dei miglioramenti notevoli su vari ambiti, in particolare sul piano comportamentale, sul piano relazionale, lo sguardo, l'attenzione e anche su piani cognitivi, quindi migliorava anche in termini cognitivi, e anche sulla comunicazione, in special modo quella non verbale. Quindi c'erano diversi cambiamenti testimoniati anche dalla presenza, diciamo, da quello che poi osservavano i genitori rispetto al cambiamento dei bambini, anche sul comportamento a casa. Quindi abbiamo proseguito questo lavoro che è durato diversi anni e ultimamente siamo riusciti a pubblicare, e questo è sicuramente un grande traguardo, diciamo, su una importante rivista scientifica americana che è il Journal of Autism and Development Disorders. Questa, appunto, gli effetti benefici di questo intervento che, diciamo, in modo scientifico effettivamente attestano i cambiamenti del bambino sul piano anche della capacità di adattamento, quindi migliora anche la capacità di adattamento del bambino con un disturbo della comunicazione e relazione, perché diciamo appunto che questa attività è nata attorno a questi bambini, cioè bambini con disturbo dello spettro autistico, quindi bambini che hanno difficoltà relazionali. Perché in acqua? Perché l'acqua effettivamente è un attivatore emozionale che spinge il bambino a cercare l'altro, poi per il bisogno, perché effettivamente potrebbe non saper nuotare, ma anche per il divertimento. Quindi un bambino che ha paura cerca l'altro per, diciamo, appoggiarsi, quindi per una rassicurazione. E l'operatore fa diventare questa ricerca, diciamo, istintiva, l'operatore deve essere in grado di farla diventare un vero e proprio attaccamento, cioè deve far diventare un aspetto relazionale, deve trasformare questo aggrappamento in un attaccamento, che ovviamente ha dei contenuti fortemente relazionali. E sono la coordinatrice del centro Nuoto Foggia, che ha sede presso il Mirage Village, e c'è una collaborazione con la TMA del dottor Giovanni Ippolito, collaborazione che in realtà facciamo già da qualche anno, in cui i bambini, diciamo diversamente abili, usano questa collaborazione come integrazione all'interno di un gruppo con i bambini cosiddetti neurodotati. Il bambino con autistico riesce tranquillamente a interagire con i bambini normodotati, diventano quasi squadra e con il passare del tempo e degli anni chiaramente siamo riusciti davvero a vederli crescere da tutti i punti di vista e a migliorare notevolmente.